vai a rompere. Inizio la lettura dell'abstract del professor Hahn. Il dopo di Sistoriano Sforza mi era noto da tempo, da quando iniziavo ad interessarmi di quanto davvero accadde in quegli anni, come quello di una delle principali vittime della persecuzione di lui, della tempesta del cosiddetto Risorgimento, furono vittime, assieme ai loro fedeli, ad opera del governo sabato, i membri del clero cattolico, soprattutto di uno dei più pronti a comprendere a fondo la vera natura e i veri scopi della persecuzione. Tuttavia, sulla sua vita non avevo letto abbastanza di recente un libro che esaltava sì la sua fede, le sue virtù cristiane, ma sembrava soprattutto preoccupato e liberato dalla fama di Borbone, fino a farne quasi un fautore dell'unificazione politica della penisola, oltretutto in pieno contrasto con alcuni documenti riportati da Bettice nello stesso libro. Ripensandoci, devo dire che quell'autore non aveva del tutto logico, non perché il cardinale in Napoli non fosse rimasto al fianco del suo re, ma perché aveva capito che l'aspetto più importante della sua resistenza all'invasione riguardava la difesa del cattolicesimo e della Chiesa romana. Ancora oggi si stenta a comprendere che la rivoluzione francese aveva come programma principale la distruzione non della monarchia, un effetto collaterale, ma del cattolicesimo. L'incomprensione è tanto più forte a causa del Risorgimento. Lo stesso Manzoni, contrapponendo la rivoluzione italiana a quella francese, mostrò di avere capito a fondo quest'ultimo, ma nulla di quello italiano, che in realtà ne rappresenta un proseguimento in chiave locale. A causa di una importante particolarità non presente nel caso francese, il progetto di unificazione degli stati italiani, non necessariamente rivoluzionario, e all'inizio nella sua forma confederale, diviso dai cattolici e dallo stesso contenuto di Pio IX, ma poi alterato e messo al servizio della rivoluzione attraverso lo strumento delle ambizioni di allargamento territoriale di Casa Santa. La corrente storiografica delle due rivoluzioni lascia l'impressione che in Francia le guerre di conquista abbiano rappresentato un momento posteriore alla persecuzione religiosa, il che è vero, e che invece in Italia l'abbiano preceduta, il che è falso. Di conseguenza, nell'immaginario collettivo, la prima fase della rivoluzione francese, quella antecedente a Napoleone, è caratterizzata dal suo carattere anticattolico, al contrario in Italia, le conquiste territoriali. La trasformazione del regno di Sardegna e del regno d'Italia hanno in gran parte nascosto il carattere fin dall'inizio anticattolico di questa rivoluzione, oltretutto ad intervenire ancora più le altre, compiuta all'opposto della Francia, con la complicità o addirittura per iniziativa di una monarchia di punta giacobina, ma che continuava a proclamarsi cattolica, in questo caso saputo. In realtà, non solo la rivoluzione italiana aveva preso il fine non tanto che secondario e comunque primario per gli Stati, prima di all'Inghilterra che la favoriva, la protestantizzazione d'Italia, lo capì perfettamente il cardinale Viano Sforza, che nella spasso orale per la Quaresima del 1861 scrive: quello che più avvolge si è che tutti i mezzi sono adoperati per gettare al nostro paese i segni del protestantesimo e di un protestantesimo razionalista, una sorta di deismo mascherato. Ma esattamente come in Francia, la sua fase iniziale è stata quella della persecuzione anticattolica, solo che questa fase, quanto limitata al solo regno di Sardegna, al piccolo e marginale Piemonte, mezzo francese, è stata sovrastata dalle successive guerre di conquista sabauda, che hanno coinvolto l'Italia. Di conseguenza, è rimasta l'impressione che la persecuzione sia venuta dopo la guerra, ed in effetti così è accaduto per tutte le regioni italiane, facenti parte del regno di Sardegna, dal momento che prima di protestantizzare con la forza la loro popolazione era necessario formalmente l'alto dominio sabaudo. Si spiega così perché in particolare proprio i meridioni, che sono stati le principali vittime della guerra di conquista, pur soffrendo anche la persecuzione religiosa, abbiano percepito la rivoluzione italiana soprattutto appunto con la guerra di conquista del sud ad opera del nord. Come si è appena detto, la politica anticattolica del governo di sabaudo non poteva essere praticata nel due Sicilie, che questo regno non può assoggettare la forza reale della corruzione, del denaro, ai soldi. Ma non è così per quanto riguarda la natura della rivoluzione italiana, quale venne progettata e realizzata, scartata con mercato per il diverso progetto alternativo. Il cardinale Sistoriano Sforza era perfettamente consapevole, per questo, pur essendo una tecnica di opera,
soffriò pensiero fu per la minaccia incombente sulla fede cattolica, per le persecuzioni dei sacerdoti, degli uomini in chiesa, dei fedeli, subito messi in atto dal dittatore Garibaldi, dei suoi componenti, Bertani, Raffaele Conforti, Oda Fra Pantaleo, il re, non Alessandro Cavazzi, sono poi quelli che ricordavano il castello, rinnegati a un punto di gettarsi, già lo avevano fatto, anche materialmente, la tonaca all'estero. Il cardinale, con la lettera del febbraio 1861, si rivolge alla Conferenza, imperatore dei francesi, considerato, afferma, come il loro governatore dai cattolici più del mondo, sicché si dice sicuro che i cattolici italiani potranno contare su di lui, non meno di quelli della Siria e della Cina, ai quali l'imperatore ha assicurato i diritti e la libertà religiosa contro la tirannia e l'usurpazione del potere religioso. Vostra maestà, scrive il cardinale, non ignora la condizione alla quale noi ci ritroviamo dopo l'imbarcamento politico del nostro paese. Estraneo ai differenti partiti che se ne contendono del dominio, non posso però essere contendendo come cardinale e come arcivescovo dei mali che minacciano la nostra religione. D'altra parte, incaricato dell'amministrazione spirituale della capitale e della prima diocesi del regno, tutti i miei venerabili confratelli confidano di me e sperano che io possa aiutarli in mezzo alle pene che tutti i giorni affliggo la nostra anima di pastore. Sire, il nuovo governo del nostro paese sembra essersi assunto il compito ignobile e imprudente di perseguitare la religione. Le sue azioni ne sono malaccoratamente la prova. La religione attaccata dei suoi dogmi, dei suoi ministri, delle sue cerimonie, nel suo culto, da una stampa religiosa e licenziosa che le autorità non si può dire. Vi ringrazio per la cortese attenzione.